La mia analisi è che questa squadra può arrivare a degli obiettivi importanti. Ormai abbiamo capito quali sono anche i nostri difetti, li sappiamo, ci stiamo lavorando e quindi sono qui a confermare che questa squadra ci darà delle grandi soddisfazioni. L'importante è che ci sia anche un clima di assoluta positività intorno a noi, perché abbiamo bisogno di questo, una squadra che ha bisogno anche di fiducia, come è stato fatto in quel primo periodo, dove addirittura gli elogi erano anche esagerati, e dobbiamo continuare. Ma questa squadra ha vinto contro il Bari, contro il Palermo, contro il Foggia, contro il Catania, contro la Juve Stabia. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo i nostri calciatori in una condizione ottimale, condizione fisica, atletica, mentale ottimale, questa squadra è capace di vincere contro qualsiasi avversario. Continuiamo ad essere convinti di poter raggiungere anche quel terzo, quarto posto che sembra lontanissimo, ma se noi riprendiamo ad avere calciatori in una condizione ottima, ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Positività vuol dire che nelle prossime 11 partite, dove ne giochiamo 7 in casa e 4 fuori, vogliamo vedere un ambiente. Purtroppo ci dispiace non poter avere i tifosi allo stadio, ma vogliamo vedere un ambiente che sia totalmente a difesa anche di questo gruppo, a difesa di questa società, di questa proprietà. Noi non vediamo, credimi, un periodo negativo. Noi stiamo lavorando sui nostri difetti, ma sappiamo bene che siamo anche una squadra che in qualche modo, quando è al massimo, quando ha degli equilibri tattici, tecnici, dove ci sono tutte le condizioni e tutte le componenti vanno in una direzione, noi siamo capaci di vincere con qualsiasi avversario. Dettore, ti chiedo, siccome tu prima hai parlato di calo o comunque momento di appannamento soprattutto dei big, ti chiedo se nel loro calo può aver inciso l'incertezza sul futuro e allora di conseguenza se ci sono discorsi o no avviati per prolungare giocatori come Bombaggi, Costa Ferreira, insomma, quei giocatori di cui parlavi giustamente prima che in un certo momento hanno avuto un calo di condizione. E con alcuni di loro vorremmo già iniziare, stiamo così chiacchierando, ancora non entriamo nei dettagli, ma vorremmo già iniziare a ragionare per l'anno successivo. Io sono abituato a ragionare sempre in prospettiva al di là del mio contratto. Siamo andati a prendere Bellucci, Kerem Ateng. Anche lo stesso Luca Lombardi sono ragazzi che per me sono più operazioni di prospettiva e quindi questo vi fa capire che per me è l'ultimo dei problemi. A me interessa solo lavorare e ovviamente non riesco a guardare oltre. Potrei anche avere un contratto pluriennale, ma non mi cambia assolutamente la sostanza. Se per Paci ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo o l'esercitare l'opzione per il secondo anno, che mi pare che ci sia sul suo contratto. Dobbiamo solo continuare a far bene, perché poi verrà tutto naturale.